tutti! Ciao! Voi sapete che noi qui a casa abbiamo già un gatto, un cane, un criceto e quindi che cosa ci manca ancora? Altri 12 cani! E quindi oggi rimediamo subito con gli Happy Puppies, che sono questi cagnolini qui, sono in tutto 12, a cui possiamo cambiare il vestitino. Si trovano in edicola, il costo è 3,90 euro ogni bustina e dentro si trova un cucciolo più un vestitino. E in più, insieme a ogni bustina, c'è ovviamente anche la rivista, che è sempre molto carina da leggere. In questo caso troveremo un sacco di curiosità e notizie sui cagnolini. Così siamo a tema. Sei pronta? Sì! Apriamo. È la pecorella. Allora, qui ci sono le orecchiette. Il cagnolino dentro mi sembra un carlino nero. È morbido. Sì, lo so, è squishy tipo. È vero, dentro ha come delle palline. Va bene, fammi un po' vedere come si toglie il vestitino. Si toglie così. Si gira al contrario e si sfila. Sì. Vediamo un po' come è fatto questo cagnolino. Davvero carino, mi piacciono perché non sono tanto piccoli. Vedi, sono proprio belli grandini. E comunque è fatto molto bene. Guarda, ha anche tutto il pelo inciso nella plastica, vedi? Apriamone un altro. Vai, apriamone un altro così poi gli possiamo anche scambiare i vestitini. Vediamo. Cos'è, cos'è? È un corgi, che carino! Ok, togliamo il vestitino anche a lui. Così vediamo pure il suo corpo. Ecco. Ecco qua. Guarda. Anche questo è fatto benissimo, ma guarda la faccetta con la linguetta di fuori. Proviamo un po' a scambiargli i vestitini allora. Dobbiamo far uscire le gambine. Eccola. Ecco fatto. Facilissimo anche cambiare i costumini. Lui lo facciamo diventare un elefante. Mettiamo al contrario e poi glielo rigiri addosso. Allora, prima le zampe dietro. Ecco. Eccolo, ci sta benissimo come elefantino. Troppo carini. Dai, e questi sono solo i primi due. Ce ne abbiamo ancora un sacco da scoprire. Vai. Sì. Il panda. Oh, che bello! È infatti bianco e nero. Vediamo un po' che cane è. Ah, questo è un bulldog francese che ha tra l'altro gli stessi colori del panda. Lasciamolo così per il momento, lo mettiamo insieme agli altri. Comunque anche qui i dettagli sono fatti benissimo, veramente. Sono davvero colpita dalla qualità di questi cagnolini. Apriamo un'altra busta. È un koala! Bello! Questo è il mio amore. Proprio bello. Ma questo cane che cane è secondo te? Mi sembra un beagle? Vai! Apriamo il prossimo! Cosa annusi? Cosa senti? Che ci sarà qui? Vediamo. Uno squaletto. Uno squalo? Sì, è proprio lo squaletto! Il pitbull! Sai cosa succede quando i cani hanno una lingua di fuori? Che ti leccano tutta da tutte le parti! Aspetta un attimo, ma lo sai cos'è questo? No. È un pesce cane! È il pesce cane, il famoso pesce cane! Ecco perché gli squali si chiamano anche pesce cane! Adesso abbiamo scoperto il mistero. E anche ti voglio far vedere, ha le branchie. Beh, certo, è un pesce. Non è un pesce, è uno squalo. E gli squali sono pesci, non sono delfini. E invece i delfini sono pesci? No. Cosa sono? Mammiferi. Brava, bravissima. Invece gli squali sono pesci. Oh, chi è? Chi è? Il leone! Il leone, sì! Cos'è, un labrador dentro? Mi sembra un labrador. Che bello, ragazzi! Aspetta, aspetta, c'è un problema. C'è una cosa, ho la lingua di fuori. Ho la lingua di fuori! Ah! Ok. Wow! Che carino che è, guarda! Questo vestito lo lasciamo fuori perché lo metteremo al prossimo. Facciamo uno scambio vestiti. Che hai trovato? L'ape vola in giro. Oh, ma è un altro corgi questo. Però è di un altro colore. Guardate, ma mi piace tantissimo anche di questo colore. Ok, vai, togligli il vestitino così lo scambiamo col labrador. Io non sono un corgi, sono un leone. Sono il re della savana. Beh, quindi non sei il mio re, io vivo nell'oceano. E non sei neanche il mio re, io vivo nei prati, nelle fattorie. E non sei neanche il mio re, io vivo nelle foreste di bambù. Allora pure non
questo è il mio re perché io volo e me ne vado. Vabbè, allora sono un cane. Bau. Va bene, vediamo la prossima. Cos'hai trovato? Un bruco. Un bruco, è un bassotto quello. Lo vedo già, lo riconosco. Guardate come assomiglia ad Alissa questo bruco. Ha i capelli marroni come lui. Hai la maglietta azzurra come lui. Ok, siamo già arrivati a 8. Il coniglietto! Ma è un altro bassotto anche quello però. Guarda che bello, ma guardate che bei colori che ha. Gli occhietti sono dolcissimi. Vai con la prossima. Cos'è? È la coccinella. Oh, un altro Carlino. E lui pure vola. Li raggruppiamo? Allora, gli insetti li mettiamo qui. Poi gli animali della fattoria li mettiamo qui. Quelli della savana li mettiamo qui. Ecco, e quelli invece asiatici li mettiamo qui. E quelli acquatici? E quelli acquatici per ora stanno da soli, c'è solo lui. Vediamo il prossimo. Il porcellino. È porcellino. È un altro bulldog. Travestimento perfetto. Sono un maialino. Non è vero, sono un cane. Anche lui lo mettiamo qui nella fattoria. L'unicorno. Dalmata. Ma l'unicorno dove lo mettiamo? Non fa parte di nessuna di queste categorie. Invece sì. E quale? Categoria Alissa. Eccolo qua. Ragazzi, abbiamo trovato tutta la collezione completa dei cagnolini. Sono veramente super super carini. Ti sono piaciuti? Molto. Anche a me sono piaciuti. Perché innanzitutto mi piace che hanno questa dimensione. I dettagli sono fatti benissimo. Non c'è tutta la pittura che va nei posti sbagliati come a volte succede. Ma anzi, sono veramente molto curati. Che belli! Potremmo fare che fanno una festa di carnevale con questi costumini. È vero! Ci dobbiamo inventare una storia. Adesso dimmi, qual è stato il tuo cagnolino preferito e il tuo costume preferito? Mi piace il dalmata e come costume l'ape. Invece a me il mio cane preferito è questo corgi qui, di questo colore. E invece come costume... sono indecisa, però credo che vinca lo squalo perché è troppo carino. E poi è l'unico pesce. Ragazzi, il nostro unboxing per oggi finisce qui. Vi ricordo che gli Happy Puppies li trovate in edicola. Noi per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E ciao anche dai cuccioli!